Ciao amici e bentornati sul mio canale. Io mi chiamo Vittorio, nella vita studio marketing e qui su YouTube condivido il mio percorso di apprendimento. Nel video di oggi parliamo del perché Tesla spende 0 euro in pubblicità. Ma questo lo facciamo, e attendevo questo momento da tanto tempo per poterlo dire, dopo la sigla. Bene, per prima cosa dobbiamo chiarire, perché ho letto da qualche parte questa piccola imprecisione, che non è vero che Tesla non spende soldi in marketing, ma Tesla non spende soldi in pubblicità. Infatti la prima cosa che dobbiamo dire è che pubblicità non vuol dire marketing. Il marketing è il creare una relazione con un cliente fornendogli un prodotto che per il cliente è di valore e che porti utile, porti denaro all'azienda, mentre la pubblicità è una parte del marketing. La pubblicità è un modo per veicolare un messaggio appunto a dei possibili clienti tramite delle forme di pagamento. Quindi per esempio se tu metti la pubblicità di una bella macchina, di un bel macchinone nella prima pagina del Corriere della Sera, a questo punto stai effettivamente facendo pubblicità, ma sarebbe riduttivo dire solamente che stai facendo marketing. Il marketing comprende molte altre cose, quindi anche il semplice, che poi semplice non è, anzi il fondamentale, creare un prodotto che sia apprezzato dal mercato e che sia redditizio per l'azienda, quello tendenzialmente è il marketing, con tutto ciò che ne consegue, come il diffondere dei valori, come il lanciare una Tesla nello spazio, vabbè, quella è anche una pazzia oltre che marketing, e come tutta una serie di attività. Bene, questo è il primo chiarimento che era doveroso fare. A questo punto cominciamo elencando i motivi del perché secondo me Tesla non ha bisogno di spendere soldi in pubblicità. Per prima cosa, Tesla ha creato un prodotto non convenzionale, ha totalmente stravolto il mercato dell'auto. Quando nel 2008 è stata lanciata la prima auto Tesla, la Tesla Roadster, il marchio ha totalmente messo sottosopra quella che era il pensiero tipico di un'auto elettrica, che era considerata noiosa, che era considerata lenta, che era considerata brutta da vedere, tutte cose che poi sono totalmente cambiate nel percepito comune grazie appunto all'introduzione della Tesla Roadster. E perché è importante il fatto che il prodotto è non convenzionale? Se vi ricordate, in un video passato ho parlato della mucca viola di Seth Godin, andatevelo a recuperare se non l'avete visto. Seth Godin comunque tendenzialmente dice che per lanciare un prodotto di successo, per avere successo nel marketing, non è necessario fare pubblicità, anzi dice che quello è il metodo peggiore, ma dice anzi che la pubblicità è una cosa su cui ci si concentra troppo, ma sbagliando, perché quello che bisognerebbe fare è creare un prodotto che venga acquistato, che sia idoneo per un ristretto numero di persone che lui chiama gli early adopter, che sono quel tipo di persone che comprano immediatamente un prodotto perché quel prodotto è diverso dagli altri, perché gli risolve un problema particolare, perché sono degli smanettoni, degli appassionati di un determinato settore, e poi saranno loro, grazie al passaparola, a diffondere il messaggio di questo prodotto e a farlo comprare a tutti quanti gli altri. E proprio qui passiamo al secondo punto del perché Tesla non spende soldi in pubblicità: grazie proprio ai suoi clienti. I clienti, proprio per quanto detto prima, diventano degli ambassador del brand. I clienti si fanno portatori di valori del brand, i clienti diventano i primi promotori. Del resto questo ci è capitato a tutti: quante volte acquistiamo qualcosa che non è ancora molto conosciuta, qualcosa che non si trova dappertutto, e non vediamo l'ora di farlo vedere a un amico, non vediamo l'ora di parlarne, di parlarne bene se questo prodotto ci è piaciuto. Bene, allo stesso modo in cui quando io compro una macchina nuova la prima cosa che faccio è andare sotto casa dei miei amici per fargliela vedere, quello che mi immagino è che un cliente Tesla questa cosa la faccia sempre, non solamente quando la prova. Per realizzare questo video sono andato a spulciare in vari video, diciamo, su internet riguardo la Tesla, e proprio video, diciamo, creato da un utente che ha anche un fan club Tesla, questo utente diceva proprio questa cosa, che lui non vede l'ora di dare il passaggio alle persone con cui esce la sera proprio per fare vedere che possiede una Tesla. Questa è esattamente la dimostrazione di quanto ho appena detto. E ovviamente i clienti non fanno questo solamente perché l'auto è figa, solamente perché l'auto va veloce, ma perché si sentono parte di un movimento. Tesla che cosa dice? Cos'è alla base dei valori di Tesla? Qual è
diciamo, la purpose di Tesla, quella di accelerare il mondo verso la transizione ecologica. E oggi, se possiedi una Tesla, puoi dirti di essere protagonista di questo movimento, puoi dire di essere un attore che sta, diciamo, grazie all'auto che possiede, sta portando il mondo verso uno stato migliore. Questa è una cosa molto forte, cioè tu non guidi solamente un'auto per dimostrare che hai i soldi per poterlo fare, che hai il denaro per poter spendere 100.000 euro in una Tesla, ma tu guidi quell'auto perché vuoi farti membro attivo di un cambiamento, membro attivo di una comunità che sta in qualche modo rivoluzionando non solo il mondo dell'auto, ma il mondo in generale. Quarto motivo per il quale Tesla non ha assolutamente bisogno di spendere soldi in pubblicità è il suo amministratore delegato e non fondatore, perché in realtà Tesla è stata fondata prima che arrivasse Elon Musk e poi è stata acquisita da lui. Elon Musk è sempre una persona che ha l'attenzione di tutti, ha una personalità particolare, sia perché ha sempre intrapreso delle attività estremamente difficili da portare avanti, ha sempre, diciamo, creato delle aziende che tutti quanti davano per spacciato, sia perché ha comunque delle uscite pubbliche veramente da pazzi, sia nelle conferenze stampa, sia soprattutto su Twitter, dove qualsiasi cosa scrive ha un impatto nel mondo intero. Se scrive di acquistare i bitcoin, il bitcoin sale; se scrive che Tesla ha poca liquidità, le azioni di Tesla scendono. È una persona che è, vabbè, ovviamente è il primo, se non il secondo uomo più ricco del mondo, quindi è anche normale che sia così, ma è una persona che ha l'attenzione di tutti quanti. Quindi lui stesso è il primo, come posso dire, testimonial della propria azienda, anzi delle proprie aziende, perché ne ha più di una. Questa cosa non è affatto scontata, perché molte altre aziende non godono, diciamo, della stessa cosa, non godono dello stesso vantaggio barra svantaggio. Banalmente, di quante aziende noi ricordiamo i nostri amministratori delegati? L'ultima azienda o le ultime aziende di cui ricordo gli amministratori delegati sono Apple con Steve Jobs, molto di meno adesso con Tim Cook, e la Fiat quando c'era Marchionne, ma probabilmente adesso quasi nessuno sa chi è l'amministratore delegato di Stellantis. Questa cosa la dice lunga sulla popolarità che ha Elon Musk, e questo ci porta all'ultimo punto di questo video, ovvero che questa popolarità di Elon Musk fa sì che le sue aziende siano sempre al centro dell'attenzione dei media, e quindi non ha bisogno di pagare i media per parlare di loro, perché i media già lo fanno senza che lui li paga. Ecco, molto più in piccolo, secondo me, quello che è importante, insomma, la morale, sebbene io non voglia fare la morale, ma comunque quello che io vorrei far emergere da questo video è che, come dice Seth Godin, creare un prodotto che sia non convenzionale, che abbia, diciamo, che sia rivolto a dei clienti che non siano la massa dei clienti, ma siano una nicchia particolare, e probabilmente anche metterci la faccia, come fa Elon Musk, può da un lato farti spendere meno soldi in marketing, e dall'altro lato avere comunque un'ottima brand awareness, in alcuni casi anche un'ottima brand image. Facciamo un attimo un ultimissimo esempio che si allontana da Tesla e che è molto più piccolo, però per fare capire quanto questa cosa può essere importante, specialmente il discorso di prodotto non convenzionale. Nell'ultimo periodo, in un sacco di giornali è uscita la notizia che a Roma era stata messa una macchinetta automatica 24 ore che ti prepara la pizza sul momento. I giornali ne hanno parlato, alcuni youtuber ne hanno parlato, su Instagram hanno fatto dei video. Questo perché? Perché in Italia è una delle prime macchinette che prepara la pizza, qualcosa che noi non eravamo abituati a vedere e che ha portato l'attenzione di un sacco di persone. Ecco, questo secondo me è un po' la chiave, il discorso di progettare, creare, fare design nel senso di disegnare, di appunto progettare qualcosa che sia anticonvenzionale e che in qualche modo cambi il mercato, o quantomeno non sia la solita cosa vista e rivista. Io ti ringrazio per aver visto questo video, iscriviti al canale e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!